L'edizione numero 10 del Salone del Risparmio ospita per la prima volta Poste Italiane. Dopo una lunga esperienza nel settore dei pagamenti, la società si allinea alle maggiori istituzioni finanziarie. Riteniamo che ci sia in questo momento una gap di offerta, nel senso che le persone cercano digitalmente informazioni sul risparmio, ma ancora non trovano delle risposte. Le persone sono anche molto diverse tra di loro e quindi noi, diciamo, intendiamo fornire alcuni servizi direttamente fruibili online, come il mondo del risparmio postale, come prodotti semplici, ma anche soluzioni di investimento assistite da canali remoti. Invece, per i clienti che preferiscono andare in ufficio postale e hanno un consulente, il digitale fungerà da supporto e quindi per svolgere le attività informative o di interazione con i consulenti. La Tre Giorni Milanese, dedicata al risparmio gestito, quest'anno ha come temi centrali la sostenibilità, la responsabilità sociale e l'inclusione, argomenti da sempre vicini a Poste Italiane. Il nostro gruppo ha contribuito negli anni all'inclusione finanziaria di milioni di italiani attraverso il risparmio postale, il conto corrente e le carte prepagate. E per noi oggi risparmio responsabile vuol dire proseguire con una consulenza finanziaria che sia sempre più vicina ai bisogni che ci esprimono i nostri clienti. Soluzioni di risparmio gestito in linea con i principi che da sempre caratterizzano il mondo di Poste Italiane. Poste è un soggetto affidabile, trasparente e conveniente. Abbiamo una gamma prodotti molto diversificata che spazia appunto dai prodotti a capitale garantito come le polizze, i buoni, i libretti, i conti correnti, le polizze multiramo e infine fondi e unit link che hanno per definizione una speranza aggiuntiva di rendimento.